gemelli, è chiaro che le opposizioni che ci sono in questo momento nel vostro cielo possono risultare pesanti, in particolare Saturno. Saturno nel segno del Sagittario vi costringe a prendere delle decisioni, vi costringe a tagliare anche delle cose che non funzionano, anche rapporti personali, professionali, e questo vi procura anche un certo malessere. Qualche gemellino un po' insoddisfatto di quello che sta accadendo, soprattutto nelle ultime settimane, però devo dire che voi dovete essere armati di ottimismo, perché Giove nel segno della Bilancia assicura successo, e quindi anche se qualcosa può arrivare in ritardo, soprattutto in quest'ultima parte dell'anno, sappiate che le basi ci sono e sono solide e alla fine porteranno dei grandi risultati. Già questo Marte, ad esempio, nel segno dell'Acquario, a partire dal giorno 9 di novembre, porterà maggiore sicurezza nei vostri mezzi, e questo vi permetterà anche di affrontare eventuali concorrenti, eventuali nemici con maggiore determinazione e grinta, e vi permetterà di vincere anche delle battaglie. Ma quindi, insomma, tutto sommato un bilancio positivo. Un bilancio positivo, però ricordiamo che per i gemelli c'è sempre questa pesantezza nel fare le cose che ancora dobbiamo registrare. Un po', ma, di ruggine. Ma che sta andando? Sono un po' pigri anche. Si impigriscono, e poi soprattutto con questo Saturno proprio tendono ad adagiarsi, no? Invece Giove richiederebbe una maggiore azione, perché questo è un periodo fortunato che va sfruttato al massimo. Saranno 12 mesi, quindi avete tutto il tempo. Però prima si cominciano le cose, meglio è. Andiamo al segno del Cancro, perché invece per il Cancro...